Probabilmente stai commettendo questi tre errori. No buono. Sono Alessandro Giordani e in questo video voglio farvi vedere quali sono i tre errori tipici di chi prova ad improvvisare. Vi darò dei consigli su come risolvere e come portare la vostra improvvisazione ad un livello superiore e ascolta attentamente soprattutto l'ultimo perché ti farà fare il grande salto. Se avete provato ad improvvisare un assolo, sicuramente vi sarete scontrati con dei problemi che accomunano un po' tutti, limitandovi a suonare sempre le solite note, le solite frasi, o suonando sempre la solita scala su e giù, limitandovi essenzialmente alla scala pentatonica. E questo è un aspetto che riscontro nella maggior parte degli allievi che mi chiedono come fare ad improvvisare. Tra l'altro non sanno mai come iniziare un assolo, quali scale utilizzare, come identificare le note giuste e evitare di rimanere sempre sulle stesse note già sentite. E in poche parole i loro assoli risultano monotoni e privi di emozioni. Quindi il primo errore è non pensare ad un'idea musicale. La situazione tipica è questa: è arrivato il vostro momento di gloria, state per iniziare il vostro assolo e iniziate a suonare con la modalità che io ho definito pilota automatico. Ritrovate a suonare su e giù per lo schema che conoscete da una vita senza un apparente senso. E questo non va bene perché l'assolo deve essere un racconto, una storia dove voi accompagnate chi vi ascolta. Quindi prima di tutto dovete pensare a un'idea, una frase musicale anche breve di poche note e dovete esternarla. Potete cantarla, potete fischiarla come volete. Ad esempio su questo giro in tonalità di La. Sentite? Breve frase! E solo il fatto di aver pensato, aver utilizzato un'idea cantabile, breve, vi ha fatto fare il salto di qualità. Complimenti perché avete fatto il primo gradino di una scala che vi porterà nell'Olimpo dei grandi chitarristi. Ma alcuni potrebbero dire che non hanno fantasia, non sono capaci a cantare o a fischiare, e questa potrebbe essere una grande frustrazione, ma sappiate che non è così, è normalissimo se non l'avete mai fatto. E questa considerazione ci porta al secondo errore. Ma prima di parlarvene, se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace! Doppio mi piace e non iscrivetevi mai a questo canale. Però sappiate che solo a 50.000 iscritti vi svelerò perché il doppio mi piace non annulla il mi piace. Il secondo errore è non suonare sul groove, sul ritmo del brano. Quando siete nella modalità pilota automatico siete soli con voi stessi. Non esiste nient'altro, pensate soltanto a quello che state suonando e non ascoltate ciò che succede intorno a voi. E questo vi posso garantire, dopo la mancanza di idee, è il problema più diffuso. E io sono arrivato alla conclusione che fondamentalmente è perché la gente non ascolta. Tendenzialmente quando si parla con qualcuno siamo già proiettati in futuro a pensare a ciò che dovremo rispondere senza in realtà avere la consapevolezza di quello che stiamo ascoltando. Ed è così con l'improvvisazione. Se voi non ascoltate il groove, il ritmo del brano, assolutamente non sarete in grado di creare dei fraseggi vincenti. E questo
questo è un aspetto importantissimo, perché se voi suonate consapevolmente, ad esempio, su un brano rock con un andamento straight, dritto, vi uscirà un tipo di fraseggio che sarà diverso, ad esempio, su un fraseggio blues shuffle. Quindi l'ascolto e il suonare sul ritmo è uno degli aspetti più importanti su cui devi lavorare. Ci sono degli esercizi molto comodi da fare che, se ti interessano, li puoi vedere nel mio workshop gratuito sull'improvvisazione. Ti lascio il link qui sopra e in descrizione. Ti consiglio assolutamente di partecipare, anche perché ti spiegherò anche come risolvere il terzo errore. Ma prima di parlarvene, fatemi sapere quali sono i vostri tre errori che commettete quotidianamente con un commento qui sotto, che non leggerò. E il terzo errore è la monotonia del fraseggio. Questo completa la triade degli errori che solitamente si commettono quando si inizia ad improvvisare, ma è probabilmente anche l'aspetto più divertente da risolvere. Ci sono delle tecniche molto interessanti che ti permettono di variare il tuo fraseggio e renderlo meno monotono, e una di queste è proprio la tecnica del call and response. Pensate sempre al vostro assolo come a un dialogo tra due persone. Potreste ad esempio iniziare una frase dicendo: "Ehi, ciao, come stai?" E poi rispondere come se foste il vostro interlocutore: "Tutto bene, e tu?" Tecnica di variazione fantastica, potete applicarla subito nei vostri assoli e in questo modo incomincerete a fare un'improvvisazione consapevole. E se sentite il bisogno di approfondire questi argomenti, ne parleremo nel mio workshop gratuito sull'improvvisazione blues. Vi lascio come sempre il link qui sopra e in descrizione per riservare il vostro posto. Andremo a lavorare su molti aspetti, come quali sono le note target, come riconoscere l'accordo su cui stiamo suonando, quali scale utilizzare. E per tutti gli iscritti sarà disponibile il replay e anche una serie di risorse utili per mettere in pratica subito le strategie di improvvisazione che vedremo nel workshop. Ragazzi, iscrivetevi qua sopra. Buona musica!